Domanda Sinistra. da un milione di no, allora, secondo me c'è un confine apparentemente sottile, ma che non è così tanto sottile, tra diciamo relativismo, lo scetticismo e lo spirito critico. Nel senso che il rischio che poi, ma è un rischio che secondo me vale la pena correre, che poi i ragazzi pensino veramente che la storia è una questione di punti di vista, che tanto non ci è dato sapere, perché tanto ognuno ha la sua opinione, e invece la storia, ma come anche l'indagine nel presente, è avvicinamento alla verità, che mettiamo sempre tra virgolette, perché nel tempo non possiamo viaggiare, e anche potessimo viaggiare saremmo comunque dotati della nostra prospettiva, sia diciamo ontologicamente parlando e sia proprio concretamente parlando nel luogo in cui dovessimo planare, e per cui credo che sia necessario, misurare sapientemente una sana critica delle fonti o comunque decodifica del reale senza cascare appunto in semplificazioni, ma allo stesso tempo trasmettere che appunto noi alla realtà possiamo accedere alla conoscenza della realtà. A me stupisce questo dibattito sulla propaganda, e l'abbiamo scoperto adesso che la guerra è un intreccio di propaganda e contropropaganda. Gli storici come parlano dei cartoni Disney degli anni 40? Di propaganda statunitense, era propaganda, poi che, come dire, quello fosse indubitabilmente il lato giusto della storia e che facessero propaganda contro il peggior regime criminale del Novecento, non la rende meno propaganda. E allora è ovvio che il mio imbarazzo sul presente nasce anche dal fatto che vado molto cauto su osservazioni legate appunto a quello che arriva a noi del presente, perché so come funziona. Da quando è che sappiamo che Hitler e Stalin sono spartiti l'Europa orientale? Mica dal 39, lo sappiamo dalla caduta del muro di Berlino, perché il protocollo segreto del patto Hitler-Stalin, detto Molotov-Ribbentrop per giustificare un po' Stalin, sono note solo dopo l'apertura degli archivi sovietici. Apertura parziale. E ugualmente abbiamo l'arroganza di credere di sapere cosa sta capitando veramente adesso? No, io non ce l'ho. Questo ci impedisce di provare a capire lo stesso? No, ovviamente. Però io ho visto in questi mesi tutti questi intellettuali, tra l'altro compresi i colleghi, che si sperticano con dichiarazioni di varia natura, con una quantità di certezze che invidia che ho. Cioè, deve essere bello vivere con tutte quelle certezze addosso su una roba che sta capitando in questo momento, no? E a me spesso puzza proprio solo di presenzialismo, cioè voler essere comunque intervistato, ascoltato, voler fare quello conto corrente, quello embedded, è indifferente per me. Cioè, nel senso, è chiaro che poi mi sto un po' dilungando e finisco perché veramente non è il mio. Questa cosa del filo putiniana sta transitando un messaggio terribile, come sempre in tutte le guerre, che tu da che parte stai, tu per chi tifi? Ma non è una partita di calcio. Cioè, nel senso, io direi che in questo momento c'è uno stato sovrano che è stato aggredito da un altro, che è governato da uno dei peggiori autocrati del post-Novecento, punto. Questa cosa fa di noi, come dire, delle persone che stanno supinamente a tifare per l'aggredito? Ma perché? Ma non è la realtà questa, è un'altra cosa. Cioè, a me questa cosa stupisce veramente. Il benaltrismo assume forme, l'uso pubblico della resistenza sta assumendo tante forme, e per cui è la NATO, è lo Yemen, e quelli non possono, e quelle propaganda, quelli ti mettono i corpi. Cioè, a me sembra che tutto questo, poi mi zittisco e riga cancello, che mi sto arrabbiando, che tutto questo denoti innanzitutto una insensibilità alla sofferenza umana. Tantissime delle posizioni che sento hanno in comune il fatto che per loro sono veramente delle macchinine. Cioè,
non sono persone che soffrono, non sono dinamiche umane anche nella loro complessità. Ma pensate voi di difendere casa vostra a fianco dei neonazisti, combattendo in senso lato e in senso stretto, combattendo con dei neonazisti. Io non so se ce la farei, non so se ce la farei a prescindere, però ragion di più, e quello è uno dei paradossi più drammatici di questa situazione qua, per me. E il fatto che tu, per sensibilizzare l'opinione pubblica occidentale, debba calcare la mano su atrocità vere o presunte, eccetera, eccetera. Adesso sappiamo cosa sta succedendo veramente, ma manco per sbaglio, secondo me. Questo ci giustifica nel dire: ah, quelli mentono, quelli gonfiano le cifre, quelli non potevano essere lì, quelli non erano là, beh, i giornalisti sono tutti embedded. Ammazza, io c'ho una famiglia di ucraine a fianco a casa, cioè nella porta a fianco a casa mia, e in questi anni abbiamo visto i siriani, abbiamo visto i somali, abbiamo visto gli jugoslavi, cioè è da quando sono nato che io vedo flussi di profughi arrivare nelle nostre case. L'unica cosa che mi sembra, come dire, adesso che ovviamente adesso che sono bianchi viene applicata la direttiva 55 del 2001 e lo sappiamo, però a me l'unica cosa che sembra che sia capitato, con dei picchi di sensibilità momentanea, vedi Alan Kurdi sulla spiaggia turca, e che si è creata un'insensibilità generalizzata nei confronti, come dire, dell'impatto devastante che ha la storia sulle persone. Questo è, e per cui sei qua a fare quello più intelligente, che tira fuori l'argomento più spiazzante per leggere da un'altra prospettiva una situazione che... Scusate se mi infiammo, e lo dico tutto questo da cittadino, nel senso, ho, come dire, una posizione di momentanea preminenza come ospite, ma lo dico come se fossimo al bar, e scusatemi, proprio la mia sensazione mi dispera questo. E non so come si fa con i ragazzi a tenervi in equilibrio, tra siate sempre critici, non pigliate la realtà come ve la raccontano, ma non diventate degli scettici insensibili. Non vi fidate di niente, di nessuno. Sì, ma quello in realtà avrà un altro obiettivo. Sì, ma quello soffre, ma c'è gente che soffre di più. Sì, ma anche noi li abbiamo bombardato. Allora, cioè, che ansia. E io ero alla marcia Perugia-Assisi del 2003, eravamo 350.000 persone. Cioè, nel senso, questo a scanso di ogni equivoco, ci mancherebbe. Sono cresciuto con gente come Luca Rastello, che tra i miei miti, gente che se ne andava a prendere i jugoslavi e i profughi fisicamente, per cui so benissimo che la storia umana recente è una tragedia, altro che 70 anni di pace, altro che 70 anni di pace, 40 anni che siamo in guerra qua, solo che non è arrivata, come dire, oltre le Alpi per puro caso, o l'Adriatico. Sì, il punto è come affrontare tutto questo nel giorno per giorno in classe. Cioè, questo è sicuramente un aspetto di complessità che da un lato, sì, come dire, si tende a risolvere magari cercando un po' di analizzare certe informazioni, di scegliere qualche voce, di leggere qualche testimonianza, però di sicuro la richiesta, l'urgenza da parte degli allievi e delle allieve è fortissimo, e noi comunque siamo in difficoltà perché, come dici tu, figuriamoci. Con appunto alla fine siamo comunque cittadini comuni che cercano di applicare, che hanno magari strumenti del mestiere, ma comunque la scelta, no? E su questo in effetti bisognerebbe veramente lavorare proprio a livello didattico su come affrontare queste. Io devo dire che penso che tutta una serie di strumenti che da un corso come questo, che è rivolto a un momento preciso, poi alla fine possano servire. Di sicuro dovremmo davvero provare a ragionare un po', a sistematizzare e provare anche a fare delle scelte, perché anche come dire, il mondo dei media ha delle caratteristiche che impattano in modo diverso sui ragazzi e sulle ragazze. Quindi è certamente un tema, infatti, viene fuori perché è la quotidianità.
un tutti i giorni, no? Il sentirsi fare le domande, perché tutti hanno bisogno di risposte e forse il punto è proprio quello di provare, a provare a ragionare anche su piccoli episodi, su comunque magari insomma ci torneremo, ecco, e di sicuro questa è una domanda importante, ecco. Sentite, in realtà sono le 6 e quindi mancano 3 minuti, quindi adesso noi salutiamo Carlo e lo ringraziamo. Grazie a voi.